puntata di Ignorant Fishing, ragazzi, saltate i resti di gallura. Pesca col matto, ragazzi, veloce, easy, fatale e prima volta acqua salata. Saluta! Ci infilo un testa rossa. Che colori dobbiamo metterci? Ma tu hai detto? Anche arancione. Quello va sopra, poi sotto ci metto la striscetta. Sì, beccati come ti guarda. Eh sì. Sì, bella molto, eh! Grazie! No, per stare col mio socio, vieni, Gamo! Guarda, sono il cagnolone! Ciao, Gamo, sono il tuo amico cagnolone! Mi hai riconosciuto! Vieni, 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 vieni! Ciao, ciao, sono il cagnolone, ciao! Sono il cagnolone, ciao, 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 amico, dove eri? Io mi trasformo in gommone, lui si sente più a suo agio. Ragazzi, non so se consigliarvelo o no, ma se volete pescare con questo pazzo, in descrizione vi mettiamo tutto, eh. Ma ti verrà anche caldo? Con la maschera, secondo me, un po' si sente. Quanto vuoi, Matto, per fare tutta la pescata con la maschera? Senti che roba, Adesso quando usciremo dovremo mettere questo verso per sì. 10 minuti e loro arrivano. Ah, ma è questo qui il segreto, chiamarle. Questo, sì, due o tre segreti, però questo è uno. Le paperelle a cosa servono? Sono dei galleggianti? Sempre un richiamo per la lampuga, però visivo. Tu quando sei in pesca, per capirci, devi fare questa azione qua. Capito? Perché lei dal di là la vede, non la vede, e gli scatta l'embolo. Ah, le paperelle. Sì, secondo segreto, diciamo. Ce ne sono diversi, bisogna associarli tutti e esce un capolavoro. Allora, ragazzi, adesso arriva la parte fondamentale della giornata, ovvero non è quando si montano le canne, non sono i preparativi, ma è la colazione. Importantissimo, ragazzi. Senza energie potete avere la migliore attrezzatura, ma non catturate un cazzo. Sono le 8:15. Sì. Stiamo facendo colazione. Sì. E alle 8:30. No, 30 è un po' troppo presto. 8:30 ah, lampuga in barca? In canna. 8:30. 8:30. Quarto d'ora, tempo di arrivare lì, butti giù, eh. Colazione fatta, ragazzi. Il mare sembra abbastanza piatto. E poco vento, ora usciamo e ci diamo giù. Abbiamo poche ore perché abbiamo improvvisato questa pescata, no? Infatti il Matto era in ferie, noi eravamo in ferie, ci siamo sentiti: Matto, ma sai che noi siamo in Sardegna? Allora il Matto ha anticipato un po', cioè è tornato dalle ferie leggermente prima, noi oggi pomeriggio dobbiamo prendere l'aereo, quindi un paio d'ore e ci diamo. Seguono, una famiglia di inseguitori. Ah. Testa rossa. Testa rossa. 4, 5, 6, 7. 9 e 10.
bacchetto non vuol dire che c'è. Sì, quando parte la frizione a mare. Ma tipo questo cos'è? Questa è mangianza, sono pesci, pesciotti. Loro stanno molto vicino al faretto perché c'è l'ombra e dove c'è l'ombra le lampughe vivono. Cioè anche se trovi una stuoia in mezzo al mare, loro gli vai vicino, sono lì sotto perché amano l'ombra. Quindi anche la minima ombra del faretto, che comunque il faretto poi crea habitat perché ci sono i pesciolini piccoli, tutte le cose. E qua ci sono solo 15 metri, 16 metri di fondo? Sì. Ah, quindi è relativamente... per il mare cioè è basso, credo. Sì, no, vabbè, ma sono pesci che stanno vicino. Quando entrano così stanno vicino a questi, ai vari faretti, ai vari punti fuori dai porti. E sono abbrancate come vecchi il branco. Infatti ci danno molte volte sì, capita che te ne parte più di una. Sì. Chiaro. Lantuga! Stanno saltando! Oh, l'hai visto? Vai a 25 metri dal faretto. Sì, signor capitano. Non ho capito bene. Sì, signor capitano. Raga, mancano 5 minuti e il matto perde la scommessa. Destra o sinistra? La testa di calamaro. Vincenzo! Cosa avevo detto? Scusate sulle minuti! Hop! Bella! Se! Fish! On! Vai Vincenzo! Bravo, bravo! Sento che si inizia a muovere! Dov'è? Dov'è la lampuga? Fammela vedere, cazzo! Oh, oh, attenzione! Cioè, magari non è una lampuga, eh! Ma come se la vibra? Cos'è? Oh, è un tonnetto? Un alletterato. Bello. Che cazzo è l'alletterato? Bello! Ma è bellissimo! Oppala! È bellissimo! Ciao bellissimo! Bello! Bello l'alletterato! Andi raga! È fatto come il tonno! Cioè ragazzi, Però ho sbagliato, io avevo detto 15 minuti con la lampuga, ho preso un... Quindi ho un minuto per prendere la lampuga. Hai perso! Ha perso! Avanti, avanti! Io punto il faro come prima, Ci siamo raga, Velocità giusta! Oh, madonna che botta che ci ha dato, hai visto? No! Eccola! Lei l'ho vista saltare prima l'ho vista saltare. Sì. Aveva prima dato una botta in questa canna qua, non c'è rimasta, questa era quella più vicina e poi sono partito quella lontana. Hai visto, abbiamo messo il piombino. Tac. Guarda la moto d'acqua. Tac. Bella. Gialla. Bello. Guarda che bella! Bella! Ma che la rilasciamo subito al volo, Madonna raga, che colori! Guarda che colori! Che colori! Vai! Bella matto! Mi ha dato anche in questa! Ce l'hai così, bravo, tela a sinistra! Bella! Questa è... Eccola! Ferra, cazzo! Vincenzo, via, bello, vai! No, ha mollato, ha perso. È andata? Beh, fermo così, rilasciagliela che ti rimane. C'è! Eccola! Wow, lasciala
bellissima, guarda come salta. Non recupero perché... Lampada! Beh raga, sta funzionando, eh! Oh, bella! È bella? Sì. È lì, eh? Questa è bella, eh? Figa, è pesante. Eccola qua. Porco zii. Olè. La slamiamo al volo. Release. Boom! Bella. Grande Ciccio. Torna al timone, bastardo, che è il mio turno. Muoviti! Ragazzi, primi pesci d'acqua salata, è uno spettacolo, un'emozione unica, colori fantastici, e sono emozioni, raga, come al solito sono emozioni. Quale parte, secondo te, Matto? Ah, tutte possono partire, siamo messi bene. Ma secondo te quale parte? Secondo me parte... prima questa di nuovo, perché si è assimilato subito su quello come una iena, e questa è quella che arriva sempre prima. Adesso mangerà di sicuro. Diciamo che questo richiamo è il clonk della lampunta. Molto strano, mi si era aspettato una partenza. Eccola! Dov'è? Eccola! Oh! Vai Greg! Vai! Vai Greg! Vai, dai! Bella! Salta! Guarda come salto! Ciao piccolina! Se ne va! Vai Matto! Vai! Ce l'ha! Ehi! Guarda come salta, eh! Eccola, guarda che mangia la! Oh! Grande! Non stavo riprendendo. Sto scherzando. Vediamo se hai imparato come si fa. Vai. Da. Poi. Secondo me ora da. Mollo. E 3 2 1. No, incredibile, c'è. Pazzesco. Matto si sta preparando. È bellissima raga, stai basso, bravo, passa via, ok, così, porca trona, bella, ciao bella, ciuffala. Emozioni incredibili, bello, 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 grande Matto, grandi tutti. Eccola, eh? C'è? Ah, è bella! Figa se tira! Good fish! E va, ne ha! Questa ne ha! Ne prende! No, lampugone! Guarda che salta, guarda! Grande! Ne vuole! Oh, questa è bellissima! Che finale ragazzi, che finale! Che finale! Lampugone!
Guarda le altre sotto. Siamo venuti a salutare. Eccola! Slamata! Volante! Grande, grande! La migliore slamata di oggi, raga! Perfetta, perfetta! Bellissimo! Emozioni! Chiudiamo questa puntata di Ignorant Fishing con emozioni intensissime. Prima volta d'acqua salata con pesca colma. Questa puntata, ragazzi, la consideriamo un po' come se fosse un antipasto, perché come vi abbiamo detto avevamo poco tempo, ma era giusto per iniziare a conoscerci col matto e magari combinare qualcosa di un po' più entusiasmante. Prossima volta denticione assicurato, raga. Ricordiamo che il menù in mare è lungo. Alla prossima puntata di Ignorant Fishing!